Saluti da Milano Montagna, abbiamo qua Luca Biagini, presidente della commissione Lombardia Guida Alpine, collegio Guida Alpine Lombardia, e anche ex e penso attuale scalatore su ghiaccio, fortissimo. Perché ex? Certamente. Ok, allora ancora scalatore su ghiaccio, fortissimo. No. E facciamo un po' di domande prima generali sulla montagna e poi sul ruolo delle guide. Allora Luca, la montagna che ti manca, che sogni ancora di salire? Non è una montagna, è okay. Una cascata, la Pomodoro in Quebec. Ok, dove invece ti piacerebbe tornare? Sul Capitan. Ok, a fare una via particolare o? Ah sì, magari lo Shield, mi piacerebbe fare prima okay. Di smettere. Il momento più bello della tua attività alpinistica o? Sono stati tanti. L'integrale di Peterei con mia moglie in 2 giorni. Ok. Un tratto saliente del tuo carattere? Paziente. C'è una particolarità, un oggetto particolare che porti sempre nello zaino con te? La borraccia. Ok. Allora, visto che parliamo di guida alpine, ti facciamo alcune domande sulle guide. Il ruolo della guida qual è? La guida accompagna e insegna ad andare in montagna, e accompagna nei luoghi ed insegnare diverse discipline, dall'alpinismo allo scialpinismo, all'arrampicata su ghiaccio, all'arrampicata su roccia. Ok. Come si fa a diventare guida? Se un ragazzo, qualcuno volesse intraprendere questo cammino, cosa deve fare? Esiste un corso di formazione con una prova di ammissione, una prova attitudinale, molto severa la prova, e per cui bisogna arrivare già ad essere degli alpinisti completi per presentarsi a questa prova, e se si supera questa prova si accede a un corso che dura circa 100 giorni, un corso con tanti esami, funziona un po' come gli esami all'università, c'è una parte di formazione e poi gli esami. Superati tutti gli esami si ottiene una prima abilitazione alla professione che prende il nome di aspirante guida alpina, è un po' il primo step. E dopo almeno due anni di attività, che viene considerato una sorta di praticantato durante il quale però si ha tutti gli effetti già dei professionisti iscritti a un albo, si può accedere al corso di formazione esame per lo step finale, che è quello di guida alpina, maestro di alpinismo. Ok, l'ultima domanda. Oggi, che con internet sembra tutto più fai da te, tutto più facile, tutti possono fare tutto, perché c'è ancora bisogno di affidarsi ad una guida? Perché uno che inizia, uno che vuole, ha bisogno di una guida? Perché andare da una guida? Ma secondo il valore aggiunto che può dare un'esperienza in montagna con una guida alpina è che, soprattutto se si comincia un cammino insieme, la brava guida è in grado di ritagliare un'esperienza su misura per il cliente che ha con sé in quel momento, quindi sia dal punto di vista dell'apprendimento che del semplice divertimento, della semplice attività ludica, la brava guida è in grado di ritagliarla perfettamente su misura. Ok, ringraziamo Luca e saluti da Milano Montagna. Ciao.